Blumenberg mostra molto bene come questa metafora della caverna sia la metafora forse fondamentale dell'intera vicenda occidentale, non fosse altro che per il fatto che mette a tema il binomio inscindibile che struttura tutta la vicenda dell'Occidente tra verità e liberazione. La verità ha la potenza di liberare dai ceppi simbolici, le ideologie false, come dai ceppi reali, le catene materiali che ci tengono prigionieri sul fondo della caverna. Metafora assoluta della filosofia, che ritorna variamente modulata in tutta la storia dell'Occidente. Nei testi sacri si dice testualmente: la verità vi farà liberi. E molti secoli dopo, rispetto a Platone e a Socrate, Kant, nel provare a rispondere alla domanda à la page nella sua epoca, che cos'è l'illuminismo, su cui si aprì un dibattito assai vivace nell'epoca di Kant, nella sua risposta Was ist Aufklärung, che cos'è l'illuminismo, 1783, risponde dicendo che l'illuminismo è un Ausgang, un'uscita dalla caverna, da uno stato di minorità, dice Kant, rispetto al quale dobbiamo uscire come? Utilizzando la nostra testa. Sapere aude, abbi il coraggio di utilizzare la tua intelligenza. Ciascuno di noi, nella rivisitazione kantiana della metafora, diventa liberatore di sé dai ceppi di cui è lui stesso responsabile, nella misura in cui rinunzia all'uso libero della propria intelligenza e preferisce rimanere sotto tutela del prete, dice Kant, o del politico di cui è suddito. Ciascuno di noi deve usare liberamente la propria testa e compiere l'Ausgang, l'uscita dalla caverna. Interessante a questo proposito un passaggio che Blumenberg mette in luce, cioè il fatto che nella stessa narrazione dei testi sacri troviamo la caverna che diventa ora una grotta e ora una capanna, dice Blumenberg curiosamente, no? Resta irrisolto il problema se il Redentore nasca in una grotta o in una caverna, o in una, in una capanna, no? Ricorrono queste due diverse formulazioni. Ecco, io credo che questa sia la metaforica assoluta che ci permette di inquadrare anche, oltretutto, il nostro presente.